un risultato che ci lascia la mano in bocca, ma che ci deve trovare a far trovare da domenica prossima contro il Civita Castellana la rabbia per ritornare a vincere, perché bisogna già ritornare al cammino che avevamo fatto fino a Natale. Mi aspettavo l'inizio, i primi 15 minuti di questa partita a metà, con il piglio che abbiamo avuto. Siamo andati in vantaggio, poi siamo andati in spogliatoi, c'è stato un mezzo blackout perché non siamo più riusciti a catturare le seconde palle, a uscire fuori dalla nostra metà campo, non siamo riusciti a scalare in avanti, ci siamo chiusi troppo e alla fine, essendo sempre dentro l'area, abbiamo subito il pareggio. Poi siamo riusciti anche a riportarla al nostro vantaggio, ma richiudendoci ancora e avendo anche, mi auguro, no, anche un po' di paura di vincere, siamo chiusi troppo e abbiamo subito il pari. Mi auguro che sia un mix tra la condizione fisica e questo approccio mentale che ha avuto la squadra nell'abbassarsi, nel non scalare più avanti, nel non raccattare più una seconda palla, perché se non raccatti le seconde palle è normale che il baricentro della squadra si abbassa. Un'altra nota dolente è che abbiamo subito la squadra inattiva. Ci vuole più attenzione, più concentrazione, perché il 90% delle partite si sbloccano con le palle inattive. È come una specie della partita delle badesse. Io penso sempre positivo, penso a offendere. Per poter tornare in vantaggio io ho bisogno degli attaccanti, di questo tipo di attaccanti. Fare un cambio, poi non so se mentalmente, già ci siamo abbassati troppo, facendo un altro cambio forse dava un segnale di abbassamento ancora più, quindi ho preferito rimanere, infatti siamo andati in vantaggio, poi mentre stavo facendo il cambio c'è stato il pari, ho lasciato le cose così. Per il tifoso dell'Arezzo so che è difficilissimo vedere l'Arezzo quarta, terza, non ricordo, perché io la classifica preferisco guardarla sempre verso la fine, però abbiamo bisogno di loro, sappiamo che sono arrabbiati e ci hanno sempre dato una mano e spero che ci diano ancora di più una mano, perché sono molto fondamentali per le squadre. Niente, magari abbiamo sofferto un po' l'ultimo periodo, non è una scusante, ma è la realtà, dove ci siamo allenati in pochi e poi pian piano ci siamo riaggregati tutti, non è una scusante, sappiamo che ora non possiamo sbagliare più perché siamo a 9 punti e dobbiamo sperare che gli altri sbaglino e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Sappiamo di aver giocato il primo jolly e ci dobbiamo rimboccare le maniche perché dobbiamo tornare subito alla vittoria, perché perdere 4 punti al 90esimo sia oggi che l'ultima in casa fa male e dobbiamo subito ripartire. Siamo una squadra esperta, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare, come si gestiscono le partite, poi al di là di tutto in settimana dovremo guardarci il video e capire cosa ne è andato, perché non possiamo prendere 2 gol su palline attive quando si è in vantaggio le partite vanno chiuse. No, vi sono sincero, ho avuto diverse richieste, anche ieri ne ho avute altre 2, però io sono il vice capitano, qui sono un giocatore importante, ho firmato un contratto di 2 anni. Quindi sono legato all'Arezzo e non mi muovo di qua, perché preferisco andare via alla fine sapendo di aver dato tutto e che non abbandonare a metà.